Salve ragazzi, Rufus Garage è nuovamente con voi. Oggi voglio aprire con voi un pacco contenente un motore ed uno scarico per un Gilera CBA, che tutto sommato è un motore tale e quale quello del Sì, del Ciao, del Bravo. Cambia solo nella forma della testata che è diversa e ora andremo a vedere. Ho comprato questo motore con scarico più credo bobina e qualcos'altro a 70 euro e ne nascerà un qualcosa di buono. Apriamo il pacco, ragazzi. Questo è lo scarico, è sostanzialmente uno scarico uguale a quello del Bravo, perché il Gilera CBA Trend Eco hanno come base la slitta del Bravo. Quindi lo scarico ha questa, se si vede, guardate qui, questa forma che deve essere distanziato di tanto dal cavalletto. Sembra uno scarico abbastanza pulito, ma comunque sia una pulitina gliela darò. Vediamo cos'altro c'è. Qui c'è la bobina, qui non so che cosa aprire. Ah, il carburatore c'è. Qui c'è il carburatore con il filtro, è un 1212, lo aprirò tra poco. Apriamo il motore principalmente. È ben imballato e può sembrare una fesseria, però già dall'imballaggio ci si rende conto di quanto chi ha venduto il motore ci tenga a ciò che ha venduto, perché cosa fondamentale nelle spedizioni è salvaguardare la filettatura dell'albero motore, perché se andiamo a compromettere la filettatura dell'albero motore abbiamo già perso un pezzo, perché rifarla o farla rifare non è molto semplice. Allora, apriamo. Ecco fatto. Questo è il motore, già guardarlo è molto sporco, ossidato, è rimasto all'aperto sicuramente per molto tempo. È un motore Piaggio originale. Guardate la forma della testa del CBA. Vedete? Assomiglia alle teste Malossi tagliata in questo punto. Vi assicuro che di questi motori io ne ho aperti tantissimi, dei Gilera CBA, ne ho uno nero, potete vederlo sul canale. Ed è in tutto e per tutto uguale al Sì, al Ciao, al Bravo. Non ho mai capito perché abbiano usato una testa così, forse per facilitare il raffreddamento, ma è una mia ipotesi, non ne ho idea. La calotta raffredda cilindro è quella corta, simile a quella del Ciao e del Sì, anzi è del Bravo, ma nemmeno, perché il Bravo ha la linguetta lunga in questo punto. Questa è corta perché il telaio comunque garantisce una certa chiusura anche in questa zona, un po' come per il Ciao. Questo motore è a puleggia, infatti lo si riconosce dalla frizione. La frizione ha le massette un po' usurate, ma possono andare benissimo. Ed gira tranquillamente, sì, ha una buona compressione e di qui nascerà un bel 50. Qui andrò a montare un 50 originale. Se è recuperabile questo cilindro, monterò questo cilindro con fasce ovviamente nuove e rimetterò in funzione un Gilera CBA rosso che ho qui nel mio garage. Ora apriamo il carburatore, perché c'è un'altra cosa singolare
tipica del Gilera CBA seconda serie. Ora ve la mostro. Sto aprendo il pacchettino, non sto inquadrando perché tanto di vedere come si apre un pacchettino credo che non mi interessi più di tanto. Il CBA monta carter con valvola grande, almeno la seconda serie monta carter con valvola grande. Il carburatore è un 12-12 e di serie monta un getto 49 come da libretto. Allora, apriamo. Ora vi mostro sia il carburatore che il filtro che ha una sua particolarità. E ora ve la faccio vedere. Fatto. Un attimo solo, abbiate pazienza. Allora, questo è il carburatore. È un 12-12 sporchissimo, ma a pulirlo ci metto veramente 5 minuti. Il filtro, come vedete, ha questo coperchio superiore. Guardate. Andrò a svitare, fatemi prendere un cacciavite. Cacciavite a taglio. Lo allentiamo un po'. Opa. Allora, come vedete, il filtro è quello piaggio, sormontato da questo cappuccio, tenuto fermo da una vite. Questo perché? Perché il CBA ha una slitta del bravo e poi un telaio, diciamo, simile al SI. È molto aperto. Distanza fra telaio e slitta è ampia, quindi la possibilità di aspirare sporco è elevata. È stato aggiunto questo cappuccio e quindi l'aria viene aspirata solo da questa fessura. Per il resto all'interno ora vi mostrerò che abbiamo un filtro, un comunissimo filtro. Piaggio. Quindi, per gli amici che hanno Gilera CBA e vedono una forma diversa, non andassero a cercare un filtro diverso, il filtro è quello. Ecco, sfiniamo il coperchio. Ecco qui, il filtro è proprio quello Piaggio. Qui ci sono i codici, ovviamente marchio Gilera, cioè non Piaggio, DGM 32018, che dovrebbe essere quello del Bravo. Qui qualcuno, non so perché, ha infilato un gommino per restringere uno dei fori. Allora, questo che significa? Che molto probabilmente il motore aspirava aria da qualche parte, stringendo un foro, ecco, con un tubicino di benzina, andavamo ad aspirare meno aria, ma bisognava intervenire nel punto in cui aspirava aria. Non dando meno aria dal carburatore. Va bene, pazienza, poi capiremo da dove aspirava aria questo motore. Molto probabilmente era svitato proprio il carburatore, aspirava dal collettore, da qui. Ragazzi, sono contento, ogni volta ho aperto un qualcosa con voi e da questo motore nascerà qualcosa di buono. Sicuramente farò un cinquantino. Spero di lasciare l'originale, altrimenti monterò un DR50. Ragazzi, vi saluto e iscrivetevi al canale.